Femminuccio o maschietto? Mostro! Gemelli! I gemellini! Oh mio Dio! Sono maschi? Sì, sono sì, blu. Due maschietti. Che bellini! Li voglio! Ve l'avevamo promesso, torna la rivincita sul gioco della vita. Fede, quest'oggi pensi di riuscire a vincere? Assolutamente sì. Allora, ho deciso che questa volta adotterò un piano. Ok, no, io nella sentirlo. Scorsa partita, no, volevo fare una famiglia, dei figli che mi fruttassero soldi e tutte queste cose. Non è successo, quindi io gioco solo per me stessa, neanche studio stavolta, vado dritta a fare soldi, soldi e soldi. Ok. Basta. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora, devo girare io per vedere chi inizia. Io rosso, gira anche tu, gira. Veloce, 8, girando. Inizio e inizia lei, e inizia Fer. Vabbè, girando lei ha sempre fortuna. Cos'è il gioco veloce? Ah, boh. Prendi 5 action. What? Che ne so, non ci è capitato, mi sa, l'altra volta. Vabbè, vai. È una roba strana, tocca a te, sì. Sì, ok. Carriera. Vediamo che lavoro le capita oggi. Voglio fare una bella carriera stavolta. Spazzino. Stella del cinema. Che ne devo fortuna. Scegliere due. Sì, come un sempre. Un musicista, bello. Però se la fai il doppio, paga di più. E questa volta te l'ho detto, Steff. Egoisti fino alla fine. Sì, ma 100.000, che fortuna. Che fortuna sfacciata la signorita. Ok, e devi girare, Fere. Che fai? Scusa un attimo, stavo cercando di abbassarmi i suoni. Ma togliti le cuffie. Ma cosa te ne fai delle cuffie in questi giochi? Che la musica. Gira sta ruota. No, rompermi, mi stai mettendo ansia. Fere. È il gioco della vita, non il gioco dell'ansia, Steff. Smettila. Basta. Quanto ho fatto? Neanche l'ho visto. Quanto è le action card? 9 100 200 soldi. È quasi 300. Fai riscuoti 50.000 dalla banca. Vabbè, che raga, questo è già, ha già fatto mezzo milione dalla vita. Così si sveglia un giorno. Te l'ho detto, Steph, egoisti. Okay. Scegli soli. Il tuo percorso. Io invece sono dell'idea che con l'università posso trovare un lavoro che dà più di 100. Quindi io me la tento così. A me l'altra volta non è andata tanto bene, quindi. Ah, 10. Ma che fortuna. Ma allora oggi iniziamo bene anche qui. Iniziamo bene noi. Guarda, uno della laurea. Riscuoti 10k per giro dalla banca. Ok, vediamo quanto riesco a fare. Ma devi girare anche tu? Spero sì, di no. Sì, sta giocando il suo turno. Aspetta, no, forse no, forse 70.000. No. Ok, no, no, non devo girare. Ok, vai, tocca a te. Vediamo un pochettino. Ma le action card hai capito che sono? Ce le abbiamo qua. Ma perché uno? Ma che sfortuna. Sono quelle che ti pagano alla fine. Non ho capito perché te le ha regalate. Ma francamente. Ma che ce li hai? Ce li hai lì in alto a destra. Ce li abbiamo entrambi? Non so. Non Vabbè, vediamo alla fine. Vediamo alla fine quando faremo i conteggi. Sei. Not okay. Bad. Ah no, vabbè, ma tanto mi bastava uno. Ok, ma allora il lancio era completamente inutile. Qua si decide tutto, raga. Se riesco a trovare un lavoro tramite lo studio all'università, la fatica inutile, migliore di quello di Fere. Inutile. Trentamila in più. Neurochirurgo. 30.000 in più. Sei a lasciare le scarpe e vuoi fare il neurochirurgo, Steph. No, faccio pure 8 di lancio, cara. 8 di lancio, cara. Ed eccoli qua i miei primi 130.000. Cioè, Steph è la persona più fortunata sul pianeta Terra. Il giro e più alto riceve 70.000, dai. Sono la più sfortunata. Gira sta ruota. Gira sta ruota che ti massacro. Guarda il 10. 6. Non è male. 1. 2. Grazie. È la persona... Se fossi il più fortunato al mondo, hai vincerei zitto? Contro di te. Non mi devi portare sfiga per una volta che ho un po' di fortuna, ok? Dai, sta zitto, Steph. 8, ecco dai, qua. Un bel numero. Ecco, vai, mi questa... piacciono i numeri pari. Questa urla e cambia il mondo. Cambia le regole del mondo che la secondano pur di non farla più urlare. Ah, devi decidere se sposarti, certo. Okay. Hai fatto un cambio di scelta questa volta. Sì. Te l'ho detto, voglio fare una vita diversa. Pedina rosa, quindi scelgo, vai. Ok, ha cambiato tutto nella vita. Scusa, ho già provato il matrimonio con la pedina blu. Non è andato bene, proviamo con la pedina. Non è andato bene solo perché hai perso. Sì, non è andato bene. Magari era una bellissima relazione. È chiaro come il sole che non è andato bene, Steph, col matrimonio, scusa. Se mi ha portato alla rovina e ad avere pochi soldi, chiaramente non è andato bene. Raga, io... Le ho legate al dito quelle cose, capisci? Ma perché io devo rigirare? Che, perché erano i soldi del matrimonio. Ah, io okay. Capisco ma che io la due. Devo sopportare perché ho fatto questa scelta nella vita orribile di stare con Fere. Però perché ho deciso di farla sopportare anche a voi? Cioè, non ve la meritate, lo so, è orribile ma no, stare non che lo fare. Voglio un dipinto. Non lo volevo io il dipinto di Valentina. Ti è piace stata l'arte? Mia moglie, Steph. Non lo sapevo. Non gli ho spesi, è stata lei che ha speso 50.000 per un dipinto, eh. Ah. Non è colpa mia. Ti ho pagato perché è capitato il tuo numero. Ok. Uffa, però era bellina la battuta. Ci Grazie. Teneva a farti sapere. Oh, che belli, 130.000. Ok. Quindi faccio anche io a cambio, facciamo l'intreccio opposto.
Voglio provare tutte le possibilità del gioco. Cioè, non ci abbiamo più giocato dopo quel video neanche noi da soli. Dio, niente. Quindi sono curiosa. Dio, niente. Questo GT massacro. Ok, siamo pronti. Voglio un bel 10. Anzi, prima un... qua voglio il 10. Vabbè. Di pochissimo. Ok. Ok. Okay, ok, 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 quindi superiamo a fare, guardate. Oh, Bibi, scusi, arrivederci. 130.000. Buttalo giù dal ponte. Evita i raccogli, vai. Primo minigioco. Oh, cavolo, io che era? Regola che trovo tutti i minigiochi del gioco. Sempre, sempre, sempre. Ok, evita i raccogli era quello dove devi raccogliere le monete grosse ed evitare quelle multe. Oh, cavolo, quelle, non mi ricordo più i tasti io. Ogni volta mi impappino, non capisco nulla. Sì, e devi strascinare il personaggio, mi sa, Fere. Ti ricordi? No. Ok, sì. Sì. Ok. Ah, oh, è pieno di contratti. Ne ho preso uno. Ero circondata dai contratti, non è giusto. Ma anche io ho molti contratti allo start. Cavolo, se ne ho avuto tanti. Ok. 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 Bravo, Steph. Però voglio un pezzo grosso, almeno uno da 10. E ah, gioco. Stanno capitando tutti da 5. E lo prende da 50. E anche quello da 10. 5. 1, 5, 5, 1, 1. Ah, ah, non ci capisco più nulla. Qui, qui. Ok. Penso di essere andata malissimo. Sì. Cioè, mi è capitata una sfortuna. Erano tutti da 1 e da 5. Non mi capitavano quelli belli. 75.000 di guadagno. Su queste cose si decide. È su queste che si decide. 90.000 in più di te ho fatto. No, perché alla fine dei conti si deciderà chi ha avuto la vita migliore, non chi ha avuto i giochini migliori. Ma è dei giochini che si... Stai zitto. Ok. Allora, tocca a me. Vai. Rosso vai, gira, vai. Allora, al momento siamo a... Sto facendo solo 2 da 3 turni, perché? Secondo me si vince facendo 2 in sto gioco. È una mia teoria. Ed è il motivo per cui sicuramente ho battuto scorsa volta. I vostri movimenti da discoteca. Ma che sono ste robe? Ma cosa hai letto? Movimenti da discoteca e girate. Che vuol dire? Boh, ma che ne so, saranno cose da simpatico. Tu hai rivinto. Ti dicevo, secondo me vince chi rimane in gioco per più tempo. Perché più carte gialle hai, più è alto il bonus alla fine. Vedremo. Quindi secondo me è un vantaggio per te questa cosa. Allora io mi devo fermare qua e decidere se fare percorso di scuola serale o percorso di vita. Io ho imparato che se hai un buon lavoro devi andare in percorso di vita. Perché sì, altrimenti vero, ti obbliga a cambiare lavoro e non è una buona idea. Quindi rilanciamo, ci prendiamo un bel 7 e andiamo di qui. E io vorrei acquistare delle case questa volta. Però io lo so che c'è una sfiga incredibile sulle case e non riuscirò a comprarle. Però grazie mille per questi 70.000. Ma perché? Li ho apprezzati molto. Grazie. Non vale. Grazie. Fare paga di dipinti. Faccio 2 Steph e scado dal gioco, eh. Ok, così vinco. Te lo dico. 2. 7. 7. È un buon numero. No, non è un bel numero, però vabbè. 7 su 10. Non va bene. Devo fare 10 il 70% su 10. Del buono. Di uno. Ok. Allora, gira sul rosso, ricevi 20.000. Gira sul nero, paghi 20.000. Devo puntare al rosso. Ma oggi paghi, Sì, sì, sì. Sento aria di pagare. Ah, devo farlo anche io. Sì. Porca miseria. Io ho preso 20. Pure io. Non vale. Non è che se guadagno devi guadagnare pure tu. Però certo. Sta regola non mi piace. Certo. Blu gira. Questo è poco. Infatti, 4. 1, 2, niente. Non ce la faccio con le case. Impressionante. Non ce la faccio. Né case né bambini. Non becco mai e dico mai nulla. Vai, Fere. Ok. 8, un bel numero, vai. Sì, vai in avanti. Sì, vai dove in avanti. Sono? Per... Ah, no. Mi piace il mio lavoro. Basta. Direi 100.000 senza laurea. Credo che non puoi avere di più. No, 150 era. No, il tuo è 100.000. Oh, io faccio 130 e tu fai 100. Sì, sì, sì. Che è 150. No, che comunque è buono. Devi cioè, rigirare. Rischio solo di prendere. Ok, un lavoro che mi fa guadagnare di meno, quindi. Allora, secondo me capita sulla casa? Secondo me sì. Secondo me è perfetta sulla casa. Guardate. Ve l'ho detto, ha una fortuna sfacciata. Ha una fortuna sfacciata, Fere. È impressionante. Scegliamo 2 case. Allora, beh, io saprei cosa comprare. Questa. Ne avrei tutti. Ho sempre sognato avere una casa galleggiante. Ma mica per quello. No, è per quello. Cavolo, se la vorrei. Vorrei vivere io in una barca. Però fatta a casa. La prima quindi... volta che sono felice di fare uno. Femminuccio o maschietto? Mostro!
Gemelli! I gemellini! Oh mio Dio! Sono maschi? Sì, sono sì, blu. Due maschietti. Che bellini! Li voglio! Fantastico, fantastico. Pere, ti piace il mio bus? No. No? Però me l'ho fatto perdere. No, uno, due, tre stella, no! Perché? Di solito qua vinco. Vediamo, 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 vediamo. Allora, un po' più avanti ci sono altri bambini. E poi mi sa altra scelta di vita. Ok. Ok. Allora. Ah, si muove così, ok. Ho vinto! Pensavo mi avesse beccato in un momento, quindi a ero concentratissima come mai nella mia vita, quindi... Cavolo, hai fatto un sacco di soldi! Finalmente. Mi ha beccato. Mi ha beccato malamente. Non so perché mi sembrava stesse partendo. 80.000 hai guadagnato. Ok. Accidenti. Ok. Mi sono quasi rifatto i soldi. Dai un bel lancio di nuovo, Steph. 9. 1, 2, 3. Vabbè, vado sulla scelta di vita. Ok, vado sulla scelta di vita. Okay. Prendo i soldi e vado sulla scelta di vita. Ok. Ok. Allora, percorso familiare e percorso di vita. Beh, a me sembra destino, raga. Sinceramente mi sembra destino. Cosa vuoi fare, la squadra di calcio? Mi sa di sì. Okay, ti devo pagare 20.000, okay, top, etteri. Grazie. Ok, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, mi sa niente. Mi sa niente, invece sì! Ma gemelli! Non ci credo. Non è giusta sta... C'ha la squadra di calcio davvero, ragazzi. C'ha 4 figli sto qua. Cioè, non ti vergogni? Io ho fatto uno perché mi hai fatto girare male. Ti vergogni? Che cosa fantastica. Allora, regalami anche questi 70.000, va? No, Steph. Fere. Non mi interessa. Non mi hai ancora fatto il regalo per i miei bambini. Ormai sono 4. Devi farmi 4 regali. No, Steph. Vabbè. Supera il 9 adesso. Hai rischiato, eh? Ma io l'altra volta volevo fare il percorso camminare. Me ne è capitato uno. Ok, non so cosa siano. Che mi ha fatto andare in povertà oltretutto, quindi... Che è sta roba? Sono uscita dal gioco, cosa è successo? Ho capito. A me ha fatto uscire. No, no, è finita la partita. Come è finita la partita? Sì. Ho capito adesso come funzionava. Cioè? Praticamente era un match basato su chi riusciva per primo a prendere 5 action cards. Vinceva chi prendeva 5 action cards. Era un tipo di match più rapido dell'altro. Non so perché ma ce l'ha mi dato. Ma non mi piace. E neanche a me, avevo 4 bellissimi bimbi che mi amavano. Perché sono uscita dal gioco poi? E boh, tanto anche io. Va. Ma no. Ma che triste sta roba. Ma lo Steph, so. È orribile. Ma perché cosa c'è questa cliccato? Regola? No, era il match normale. Penso che possano capitare regole stravaganti. Non mi è piaciuta. Tipo vince chi fa più figli. No, penso possano capitare. Vero? Cioè, è proprio brutta. Stava andando così bene. La mia vita era così perfetta. Avevo una casa. Sai cosa facciamo? Ok. Ferry aveva una casa. Io avevo 4 bambini. Avevo un lavoro che faceva 30.000 in più. Decidete chi ha vinto tra i due. Decidete voi, sondaggio. La casa valeva tanto. Sarà vostra la scelta. La casa valeva tanto. A livello di soldi eravamo più o meno a pari. Ma Peri aveva una casa. Io avevo 4 bimbi. Ma quindi chi ha vinto? Tu, perché hai fatto 5 carte? Come? Oh, hai fatto 5 carte più o meno. Evidentemente io ho 4 carte. Ma che ne so? Ma che ne so? Ma che vuoi dalla mia vita? Non lo so neanche io. Ho vinto io, ciao, grazie. Comunque sì, alla base del gioco ha vinto lei. Vabbè ragazzi, ci premiamo così. Decidete voi. Almeno il match in questo caso non dura 30 minuti. Questa è l'unica cosa positiva che trovo. Sarei però stato curioso di vedere quanti bimbi sarei riuscito a fare in questo match. Sarebbe tipo fantastico. 10, bellissimo. Secondo me arrivava a 10, davvero. Qua sotto copriamo altri video. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.